Buonasera. Buonasera e benvenuti all'inaugurazione dell'anno accademico 2022-2023 dell'Università degli Studi Mediterranei di Reggio Calabria, nel cui ambito verrà conferita la laurea magistrale honoris causa in Scienze Forestali e Ambientali a Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto II di Monaco. Diamo inizio al corteo accademico. Entrano in rappresentanza delle università italiane il professore Ciccarone Giuseppe, proiettore vicario dell'Università degli Studi La Sapienza di Roma, il professore Priolo Francesco, magnifico rettore dell'Università degli Studi di Catania, il professore Cuzzocrea Salvatore, magnifico rettore dell'Università degli Studi di Messina, il professor Bronzini Stefano, magnifico rettore dell'Università degli Studi di Bari, il professor Leone Nicola, magnifico rettore dell'Università degli Studi della Calabria, il professor Mancini Ignazio Marcello, magnifico rettore dell'Università degli Studi della Basilicata, il professor Zumbo Antonino, magnifico rettore dell'Università degli Studi per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria, il professor Nicoletti Gianfranco, magnifico rettore dell'Università degli Studi della Campania Vanvitelli, il professor Cavalieri Sergio, magnifico rettore dell'Università degli Studi di Bergamo, il professor De Sarro Giovan Battista, magnifico rettore dell'Università Magna Grecia di Catanzaro. Entra la professoressa Fatta Francesca, proiettrice vicaria dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. Entrano i componenti universitari del Senato Accademico, professor Cananzi Daniele, direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane, il professor Isernia Tommaso, direttore del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, delle Infrastrutture e dell'Energia Sostenibile, il professor Manfredi Tommaso, direttore del Dipartimento Patrimonio, Architettura e Urbanistica, il professor Monti Michele, la professoressa Morati Francesca. Entrano i componenti universitari del Consiglio di Amministrazione, il professore De Capua Alberto, il professor Filianoti Fabio, il professore Giovine Pasquale, il professore Poiana Marco, il professor Spadaro Antonino. Entrano i direttori degli altri dipartimenti dell'Università degli Studi Mediterranea, il professore Leonardi Giovanni, direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, dell'Energia, dell'Ambiente e dei Materiali, il professore Santini Adolfo, direttore del Dipartimento Architettura e Territorio. Entrano i membri della commissione di laurea, il professore Gelsomino Antonio, il professore Gulisano Giovanni, il professore Marziliano Pasquale, il professore Mincione Antonio, il professore Modica Giuseppe, la professoressa Panuccio Maria Rosaria, la professoressa Piscopo Amalia, il professore Proto Andrea, il professore Spampinato Giovanni. Introduciamo ora la cerimonia con l'ingresso del professore Bombino Giuseppe, coordinatore del corso di studio magistrale in Scienze Forestali e Ambientali dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, la studentessa Pisani Francesca, componente del Consiglio degli Studenti dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, il professore Costabile Felice Antonio, professore ordinario di diritto romano dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, il professore Agosteo Giovanni Enrico, direttore del Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, il professore Zimbalatti Giuseppe, magnifico rettore dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.
Entra, Sua Altezza Serenissima, il Principe Alberto II di Monaco. Adesso il coro polifonico dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria e l'orchestra del Teatro Francesco Cilea eseguiranno gli inni nazionali e universitario.
apre la cerimonia il magnifico rettore dell'Università degli Studi Mediterranei di Reggio Calabria, il professore Giuseppe Zimbalatti. Gentili signore e gentili signori, signor prefetto di Reggio Calabria, autorità civili, militari, religiose e accademiche, magnifici rettori, colleghe e colleghi professori, studentesse e studenti, personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, è con viva emozione che saluto tutti voi a nome dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria e mio personale. A tutti voi il mio più sincero e sentito ringraziamento per aver accolto il nostro invito a prendere parte all'odierna cerimonia inaugurale dell'anno accademico 2022-2023, che coincide, come sapete, con il conferimento della laurea magistrale honoris causa in scienze forestali ed ambientali a Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto II di Monaco. Una coincidenza voluta e non casuale, legata alla sentita e diffusa esigenza di noi tutti, oggi che tutte le tessere del mosaico sono state ricollocate al loro posto, di rilanciare rapidamente e senza indugio alcuno, sin dall'alba del nuovo anno accademico, l'azione determinata e determinante dell'Ateneo che ho l'onore e il privilegio di rappresentare. Il conferimento della laurea ad honorem è, come noto, un momento nel quale la comunità accademica, in tutte le sue componenti, riconosce e accoglie in sé personalità che hanno contribuito in maniera speciale alla conoscenza e al progresso dell'umanità con le proprie creazioni, il proprio operato ed i propri intenti. Sin dal 1990 il nostro giovane Ateneo ha voluto attribuirla a ben 15 illustri personalità, da Giovanni Astengo a Umberto Eco, da Mimmo Rotella a Francesco Rosi, da Gianfranco Ravasi a Ivano Dionigi e Stefano Paleari. Oggi un nuovo illustre laureato, il Principe Alberto II di Monaco, porterà un segno di noi. Non poteva esserci più alta e simbolica congiunzione cui affidare il cammino e l'istanza di una comunità accademica, la nostra, che ambisce ad esprimere ed interpretare un ruolo centrale per la crescita e per il progresso culturale, morale e scientifico del territorio in cui opera, l'area dello Stretto, il Mezzogiorno d'Italia, il Mediterraneo. Il nostro Ateneo, infatti, e non solo per opportunità geografica, è una intelligenza in mezzo all'Europa, una porta, o forse è meglio dire un ponte, tra questa e l'Africa, laddove sono transitate e transitano le principali vicende dell'umanità e del pensiero. In questa parte del globo terracqueo, dunque, che da millenni avvicina il pensiero dell'Occidente e dell'Oriente, la Mediterranea rappresenta anche un'idea. Nel caso della laurea odierna, tale contributo speciale appare fortemente legato all'impegno personale ed istituzionale del Principe Alberto di Monaco per la salvaguardia dell'ambiente e delle foreste. Egli, infatti, sin dal suo insediamento, ha condotto una convinta politica a favore dello sviluppo sostenibile, sia in Italia sia all'estero, promuovendo azioni rivolte alla conoscenza e alla gestione sostenibile delle risorse ambientali e naturali, allo sviluppo di soluzioni innovative ed etiche nel rispetto di alcuni fondamentali obiettivi strategici: la limitazione degli effetti dei cambiamenti climatici, la riduzione dei gas ad effetto serra, la protezione della biodiversità e delle foreste, la gestione delle risorse ambientali e la lotta alla desertificazione. Appare chiaro, dunque, come la laurea magistrale honoris causa in scienze forestali ed ambientali rappresenti, in perfetta coerenza con il percorso formativo e con le competenze previste dal corso di studi nel quale il titolo viene conferito, il riconoscimento delle esperienze multidisciplinari maturate e compendiate nei campi di interesse che caratterizzano l'offerta didattica. D'altra parte, nonostante la specificità del titolo, oggi riconosciuto, ben si comprende come la Mediterranea guardi all'ambiente con una particolare attenzione, tanto da riservare a questa tematica un interesse trasversale che viene declinato nelle diverse aree di agraria, architettura, economia, giurisprudenza, ingegneria e scienze umane che compongono l'Ateneo. In materia di ambiente, il nostro Ateneo
ha dimostrato competenza e impegno, creatività e vivacità, anche con riferimento alla prospettiva di valorizzare le crescenti risorse che si renderanno disponibili nell'ambito dell'innovazione e della transizione ecologica e tecnologica. Le iniziative messe in campo, grazie al coinvolgimento dell'intero corpo accademico e al prezioso supporto del personale tecnico-amministrativo, ci consegnano l'esperienza e la fiducia per poter pianificare azioni di infrastrutturazione materiale e immateriale ispirati ai canoni della funzionalità, dell'efficienza e della sostenibilità economica, ambientale ed energetica. I temi dell'ambiente e della conservazione della natura, anche nella prospettiva degli attesi mutamenti socio-economici e climatici, caratterizzano trasversalmente l'intera offerta formativa della Mediterranea e sono al centro da diversi anni di importanti programmi di ricerca, tuttora in atto o appena avviati, come quelli in ambito PNRR. La Mediterranea si accosta quindi a questi temi con un approccio integrato, in forza della multidisciplinarietà dei settori scientifici e disciplinari e di ricerca operanti presso i suoi sei dipartimenti. Riconosciamo nella complessità la dimensione eletta con cui studiare e analizzare i fenomeni, interpretare e codificare i processi che interessano gli ecosistemi e le risorse ambientali. Il bosco e la foresta, con particolare riferimento alla laurea che oggi conferiamo, sono per noi fonte di ispirazione e modello con cui leggere questa complessità, cui associamo i concetti di multifunzionalità, multidimensionalità spaziale e temporale, stabilità ecosistemica ed ecologica, resilienza, biodiversità. È una giornata importante dunque. Da pochi mesi ho assunto il ruolo di rettore di un ateneo che si afferma per la crescente e variegata offerta formativa, negli ultimi anni arricchitasi con gli ambiti delle scienze umane, delle scienze infermieristiche e delle scienze sportive, nell'ottica di coniugare gli studi scientifici con quelli umanistici, finalizzata alla contaminazione dei saperi per una cultura circolare che renda più organica e piena la conoscenza, per la qualità della ricerca e della didattica, per l'innovazione e la creatività che caratterizzano i diversi campi di studio e di interesse, per le attività di terza missione universitaria, attraverso cui viene promosso il trasferimento e la diffusione delle conoscenze, per la vocazione internazionale, avvalorata dalla posizione geografica, attraverso la quale promuovere la libera circolazione delle persone e delle idee. Temi ed attività che nelle recenti classifiche nazionali hanno collocato la Mediterranea in posizioni di rilievo. Insomma, un piccolo ecosistema edificato da strutture all'avanguardia e da persone laboriose, animato da una numerosa e vivace popolazione studentesca. Ed a tal proposito, come non dedicare un pensiero ai circa 5.000 studenti che annualmente decidono di studiare alla Mediterranea? Anche l'anno accademico che stiamo inaugurando oggi sarà caratterizzato da questi numeri, sensibilmente arricchiti dai percorsi di alta formazione attivati, che ci portano a sfiorare la cifra di circa 6.000 unità. Trattenerli in questa terra non è una questione di poco conto, se solo si pensa ad alcuni dei fattori che a ciò si oppongono, quali la dispersione scolastica e giovanile in genere, l'endemica fragilità economica del territorio circostante, i miraggi telematici, tralasciando l'ormai fisiologico calo demografico che certamente non risparmia il sud dell'Italia, come ben sanno i rettori componenti del dinamico sistema universitario calabrese e delle università meridionali in generale. E l'ateneo che li accoglie ha un'amministrazione virtuosa. La chiusura dell'esercizio 2021 ne ha confermato la solidità finanziaria, economica e patrimoniale, così come gli indicatori ministeriali di spesa per il personale, per l'indebitamento e di sostenibilità economica finanziaria sono collocati abbondantemente dentro i parametri di riferimento, come dimostrano gli ultimi provvedimenti ministeriali. E questo, nonostante l'entità della contribuzione studentesca risenta pesantemente della collocazione della nostra università
in un'area economicamente svantaggiata. Parliamo di un Ateneo che già possiede un importante patrimonio in termini di risorse umane e di oltre 270 la consistenza del personale strutturato docente e ricercatore e di circa 160 unità quella del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario. Sono altresì decine le unità di giovani che supportano ed animano le numerose e molteplici attività di ricerca, dottorandi, borsisti, assegnisti, tecnologi, che non finiremo mai di ringraziare. Ma questo è un punto di partenza e non di arrivo. Il nostro Ateneo sta infatti investendo ulteriormente sulle risorse umane. Con i suoi organi di governo, il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, in tempi strettissimi e con una strategia di programmazione dei fabbisogni a breve e medio termine, ha già avviato un importante piano di potenziamento del personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo. Saranno infatti 26 i nuovi professori associati e ricercatori e 21 le unità di personale tecnico e amministrativo che, compatibilmente con l'iter burocratico, assumeranno servizio entro la fine del corrente anno, aggiungendosi a quelli programmati da tempo. La Mediterranea, dunque, è in cammino sul sentiero della conoscenza, della cultura e della ricerca, cercando di offrire un contributo all'evoluzione e allo sviluppo del sistema socio-economico e territoriale in cui è iscritta, consegnando al Sud, alla nazione e al mondo giovani talenti. D'altra parte, appare chiaro come il fondamentale ruolo dell'università sia ancor più irrinunciabile in quei contesti, quale il nostro, in cui la cultura rappresenta il principale agente di sviluppo e di progresso per correggere le fragilità e le marginalità nei diversi settori. Si comprende pertanto come la Mediterranea sia strettamente legata alle attese di sviluppo e di progresso della città di Reggio Calabria e di tutto il territorio circostante. Una città larga, distesa sul mare, con una storia plurimillenaria antica quanto il suo porto, nata intorno e dentro alle più importanti vicende del Mediterraneo, geografia fisica e umana, da cui hanno avuto inizio le prime intuizioni della letteratura, dell'arte e della filosofia, voluta e cercata dai popoli in cammino, come ci hanno ricordato le voci autorevoli delle personalità a cui nel tempo abbiamo conferito la laurea honoris causa. Ricordo ad esempio la lezione che Stefano Paleari tenne in quella occasione. Da questo stesso pulpito commentò uno scritto di Berner e Severgnini della London School of Economics, i quali dimostrarono come il maggior sviluppo economico di alcuni paesi dell'Europa premoderna fosse legato a quattro fattori più che ad altri, e cioè la presenza di un'università e di un porto, l'installazione dell'orologio meccanico nei campanili e la presenza di regimi non assolutistici. Il mare, il porto, l'orologio, l'università sono i luoghi dell'incontro e del dialogo. L'università, come ebbe a dire proprio in quest'aula Ivano Dionigi, è il luogo del sapere interrogante, del progresso intellettuale e morale, l'istituzione che fa professione di verità. E questo è il nostro compito più alto, operare per la verità e nella verità, per formare i giovani che si interrogano, partono e ritornano, creano comunità e migliorano la società. Ma soprattutto, rievocando le parole dell'altro nostro illustre laureato, il cardinal Gianfranco Ravasi, per coniugare norma ed etica, politica e morale, scienza e fede, per riequilibrare i rapporti tra la tecnica e la filosofia, per essere attenti alle urgenze e alla complessità dell'esistere. Competenza, impegno, responsabilità, moralità, quindi, per formare bellezza, che secondo la definizione tracciata da Umberto Eco, sempre da qui, o meglio, dall'Aula Guaroni, è mutua collaborazione, valore etico nel senso che l'azione virtuosa attua una giusta proporzione di parole e atti secondo una legge razionale, e perciò si deve parlare anche di bellezza morale. Il principe Alberto II di Monaco, da oggi, farà parte di questa comunità. La laurea honoris causa che gli conferiamo rafforza lo spirito di un Ateneo capace di rintracciare il pensiero
e di valorizzare l'intelligenza e l'impegno di quanti, come lui, contribuiscono al processo di crescita culturale e possono essere da esempio per i nostri giovani. L'odierno titolo, dunque, segue e anticipa il passo che stiamo compiendo per accompagnare e assolvere a questo irrinunciabile compito. L'istanza del poi, dunque, non può che richiamare il più alto senso di responsabilità e l'ineludibile opportunità di coniugare e armonizzare la crescita della Mediterranea e le attese del territorio in cui essa opera e con cui e a cui rimette i propri saperi. E se il progresso è libertà, non possiamo non pensare alle irripetibili opportunità che questo presente ci concede. L'orologio, il mare, che giusto 50 anni fa ci restituiva i bronzi, un porto, l'università, una storia grandiosa. Sono questi gli elementi con cui le civiltà sono diventate grandi e con cui hanno parlato al mondo. E tutti questi elementi noi li abbiamo e possiamo apprezzarli proprio da qui e proprio in questo momento, per il nostro presente ed il nostro futuro. Nel 40° anno della sua istituzione è un grande onore per me dichiarare aperto l'anno accademico 2022-2023 dell'Università degli Studi Mediterranei di Reggio Calabria. Buon lavoro, buona fortuna e buon anno accademico 2022-2023 a tutti. Si invita il Presidente della Regione Calabria, dottor Roberto Occhiuto, a porgere il suo saluto. Io mi limiterò, come il protocollo richiede, ad un breve indirizzo di saluto, ma vorrei preliminarmente rivolgere un sentito benvenuto a Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto II di Monaco. Benvenuto in Calabria, benvenuto nella comunità dei laureati di Calabria. Un saluto affettuoso anche al magnifico rettore della Università Mediterranea, agli altri rettori convenuti, a tutti quanti quelli che fanno parte della importante comunità dell'Università Mediterranea. Buon anno accademico a tutti. Tra la Calabria e il Principato di Monaco, principe, ci sono rapporti antichi, perché uno dei primi discendenti della famiglia Grimaldi fu viceré della Calabria, Bartolomeo mi pare si chiamasse, e la famiglia Grimaldi concesse feudi alla comunità di Gerace, alla comunità di Cittanova, alla comunità di Terranova, quindi un legame antico che sono felice oggi si possa rinsaldare attraverso il conferimento della laurea honoris causa a lei, Principe Alberto II di Monaco. Quindi complimenti al Senato Accademico dell'Università Mediterranea, al magnifico Rettore, per aver voluto promuovere questa iniziativa oggi. La Calabria che vedrà in questi giorni, Altezza, è una Calabria che ha tanti problemi, ma il compito di chi la governa non è quello di parlare dei problemi, è quello di affrontarli i problemi, se ci riesce di risolverli i problemi. Il compito di chi governa la Calabria è quella di parlare delle straordinarie opportunità che questa regione complessa ma bellissima ha. Alcune di queste opportunità sono state evocate nella bella introduzione del magnifico rettore dell'università. Com'è bello che questa università si chiami Università Mediterranea. La prossimità della Calabria al Mediterraneo, il fatto che si affacci sul Mediterraneo con i suoi 800 chilometri di costa, è stata in passato, come dire, un elemento di discussione, a volte anche di discussione accademica, ma il tema del Mediterraneo, tante volte evocato, è stato per tanti anni quasi un luogo comune.
Bene, Altezza, io mi trovo a governare questa regione da un anno e sotto i miei occhi, sotto gli occhi dei calabresi, verifico ogni giorno quanto invece importante e crescente sia il ruolo del Mediterraneo. Governo una regione che ha un porto, il porto di Gioia Tauro, che è il primo porto d'Italia, il terzo porto d'Europa, un porto con volumi di merci intermediate in continua crescita, a testimonianza del fatto che il Mediterraneo sta diventando davvero il luogo centrale dello sviluppo nel nuovo paradigma dello sviluppo del mondo occidentale, almeno del mondo dell'Europa. È un porto straordinario, ma la mia regione non ha solo il porto di Gioia Tauro e tanti importanti porti lungo gli 800 chilometri di costa. Ha anche tanti porti del sapere, perché le università sono appunto luoghi dove non si incontrano merci, ma si incontrano intelligenze, saperi, e contaminano il territorio e fanno crescere il territorio. E io sono onorato di poter governare una regione con un grande sistema universitario che è capace di creare un ecodistretto dei saperi anche nel campo della innovazione, che può essere insieme al porto un altro asset per un grande piano di attrazione degli investimenti e degli investitori. Per cui la Calabria che lei avrà sotto gli occhi nei prossimi giorni è una Calabria che ha tante risorse da mettere a frutto nell'interesse dei cittadini calabresi, ma anche nell'interesse del Paese, nell'interesse dell'Europa. Una Calabria che si candida ad essere, insieme alle regioni del Mezzogiorno, insieme alla Sicilia, alla Campania, alla Puglia, sono felice che ci siano i rettori delle università di queste regioni, insieme a tanti altri rettori, l'hub dell'Italia e dell'Europa sulla parte del mondo dalla quale noi dovremmo comprare nei prossimi anni l'energia, sulla parte del mondo, il Mediterraneo, che vedrà paesi che sul Mediterraneo si affacciano crescere con tassi di incremento del loro prodotto interno lordo tali da essere una enorme possibilità di sviluppo per le imprese italiane ed europee. Ecco, noi ci candidiamo ad essere questo posto d'Europa che vuole creare sviluppo per i calabresi, ma per il Paese e per l'Europa stessa. Vedrà una Calabria che ha tante risorse che debbono essere ancora capitalizzate nella direzione dello sviluppo. Abbiamo visitato prima il museo che custodisce i bronzi di Riace, che dovrebbero essere un attrattore di sviluppo, perché la cultura non è solo sedimentazione della storia, la cultura è risorsa economica di sviluppo per tutto il Paese, non solo per la Calabria. Vedrà una regione che potrebbe avere uno sviluppo turistico basato sulle sue caratteristiche paesaggistiche, ambientali, il mare, la montagna, ma anche sui suoi presidi culturali. È il luogo della Magna Grecia, il luogo dei bronzi di Riace, il luogo dove c'è addirittura una grotta, quella del Romito, che custodisce lo scheletro di un uomo del Paleolitico di 20.000 anni fa. E guardate che bella storia, era un nano principe, senza mani, un disabile. E questa comunità paleolitica della Calabria 20.000 anni fa lo integrò perché i reperti trovati in questa grotta dimostrano che questo nano disabile era utilizzato dalla sua comunità per riparare le reti con i denti. La Calabria è una regione di tante belle storie che a volte i calabresi non sono stati capaci di raccontare al mondo. È una regione che ha anche grandi risorse dal punto di vista della forestazione. Sono contento che le abbiano conferito proprio questa laurea, perché conosco il suo impegno per valorizzare le foreste come
risorsa di sviluppo. Bene, la mia regione, la regione che mi onoro di governare, è una regione che ha foreste in una dimensione tale che soltanto l'Austria può vantare. Però sono foreste che non producono ricchezza, che potrebbero invece essere impegnate a produrre ricchezza attraverso uno sviluppo della forestazione produttiva, che ha bisogno però di costruirsi attraverso un legame solido con il sistema universitario. Pensate a quello che potrebbe accadere alla Calabria se solo vendessimo i certificati di carbonio, no? Per utilizzando le nostre foreste. Le foreste che sono una ricchezza e però al tempo stesso un problema. Le confesso, Altezza, che io che governo la regione a volte sono preoccupato quando non piove, perché quando non piove sono preoccupato per i danni della siccità ai prodotti agricoli della Calabria. Sono preoccupato anche quando piove, perché quando piove sono preoccupato degli effetti che le piogge, soprattutto quelle più importanti, possono determinare in una regione dove le foreste spesso sono abbandonate. Se non c'è l'uomo che si occupa della manutenzione del territorio, in una stagione dove sono tanti e tanto frequenti gli eventi derivanti dal cambiamento climatico, questi eventi possono determinare anche, come dire, eventi avversi che le istituzioni devono avere la capacità di prevenire o almeno di mitigare nei loro rischi. Quindi la Calabria che avrà sotto gli occhi è una Calabria di grandi opportunità, di grandi risorse. Noi siamo felici che lei la possa conoscere meglio in questi giorni, soprattutto siamo felici e onorati che lei abbia voluto accogliere l'invito intelligente che il Senato accademico dell'Università Mediterranea e il Rettore le hanno rivolto e abbia voluto ricevere questo importante riconoscimento che dovrà servire a consolidare gli antichi legami tra la Calabria e il Principato di Monaco, al fine di fare in modo che questi legami possano provocare dei benefici ai cittadini calabresi, al Paese e all'Europa di cui tutti quanti facciamo parte. Grazie, Principe. Si invita il comandante del Comando Regione Carabinieri Forestali Calabria, dottor Giorgio Maria Borrelli, a porgere il suo saluto. Buonasera a tutti, Altezza Serenissima, signor Prefetto della provincia di Reggio Calabria, magnifico Rettore, autorità tutte e gentili ospiti. È con immenso piacere che ho l'onore di porgere a tutti voi saluti a nome mio personale e del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, che è la componente specialistica dell'Arma che si occupa proprio di ambiente e di agroalimentare. Oggi celebriamo due momenti importanti per la vita di questo Ateneo e per la comunità tutta. L'inaugurazione del nuovo anno accademico che segna l'inizio di un nuovo e proficuo periodo di ricerca e di didattica per l'Università degli Studi Mediterranei e Reggio Calabria e il conferimento della laurea magistrale honoris causa di Scienze Forestali e Ambientali a Sua Altezza Serenissima Principe Alberto II di Monaco. A testimonianza di una vita spesa in difesa e tutela di uno dei beni più preziosi, il bene primario di cui disponiamo tutti, ovvero l'ambiente e la sua biodiversità. Tutela dell'ambiente e della biodiversità, nonché protezione della flora e della fauna, anche nell'interesse delle generazioni future.
che dal febbraio scorso sono entrate a far parte dei valori universali custoditi dalla Costituzione italiana. Tutela dell'ambiente e della biodiversità, che il Santo Padre, Papa Francesco, con la sua enciclica Laudato Si, ha posto al centro di una nuova dottrina sociale, indirizzata non solo alla Chiesa Cattolica, ma a tutti gli uomini di buona volontà. Riprendendo gli insegnamenti di San Francesco d'Assisi prima e quelli di ben due secoli prima, appunto, di San Giovanni Gualberto, fondatore della Congregazione dei Vallombrosiani dell'Ordine dei Benedettini e dell'Abbazia di Vallombrosa in Toscana, nonché protettore di tutti i forestali d'Italia. Difesa e tutela dell'ambiente e della biodiversità, che è il senso più profondo nella difesa e tutela della complessità, in una visione olistica e mai settoriale, quale delicata e imprescindibile interazione tra viventi e non viventi. Un bosco è complessità, come lo sono i mari e i deserti, ma anche le nostre città o i campi che ci forniscono cibo. E questo è il senso più profondo e pieno dell'agire di chi, ciascuno con il proprio ruolo, opera per il raggiungimento di tale ambizioso obiettivo. Istituzioni nazionali e locali, mondo della scuola e delle università, come qui stasera, associazioni di volontariato e fondazioni benefiche, tutte unite in un unico sforzo. Non a caso la stessa arma dei carabinieri, nel proprio incedere in tale delicatissimo settore, diventato missione di servizio ormai prioritaria, al quale è stato dedicato anche lo splendido calendario storico 2023 di prossima distribuzione, ha inteso creare rete attraverso rapporti e relazioni con tutti questi attori sociali. Basti pensare alle numerosissime collaborazioni, protocolli di intesa e convenzioni sottoscritte in questi anni col mondo scientifico ed accademico, alcune delle quali anche con questo Ateneo, che ringrazio per l'attenzione dimostrata, dell'associazionismo e delle fondazioni no profit, con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dove l'educazione alla legalità ambientale e la prevenzione o come un posto primario rispetto all'inevitabile attività di repressione che, ahimè, ogni tanto ci tocca, nella piena consapevolezza che la distruzione o la sola alterazione di quella complessità possa segnare profondamente, se non cancellare, la vita su questa terra. È con questo spirito e auspicio che rinnovo i miei più sentiti saluti e auguro buon lavoro a tutti voi. Grazie. Si invita la studentessa Francesca Pisani, componente del Consiglio degli Studenti dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, a porgere il suo saluto. A nome del Consiglio Studenti dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, porgo il saluto alle autorità accademiche, civili, militari e religiose e al magnifico rettore, professore Giuseppe Zimbalatti. Un particolare quanto caloroso saluto lo rivolgo a Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto II di Monaco ed esprimo il mio ringraziamento a chi ha dato la possibilità e l'onore di poter partecipare con il mio contributo alla cerimonia di conferimento della laurea magistrale honoris causa in Scienze Forestali e Ambientali a Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto II di Monaco. La presenza di un componente del Consiglio degli Studenti è un evento pressoché inedito e rivela il significato di una volontà di crescita culturale e di coinvolgimento di tutta la comunità accademica e di noi giovani in particolare nei processi di tutela e valorizzazione dell'ambiente e della natura, e quindi anche del nostro ecosistema. Il titolo che oggi viene conferito è il riconoscimento di un impegno tangibile e concreto di un capo di Stato e delle fondazioni che in diverse parti del mondo operano a suo nome, verso la conservazione della biodiversità e degli ecosistemi, terrestri e marini, degli oceani, degli acciai, dei boschi e delle foreste. Temi questi che caratterizzano trasversalmente l'offerta formativa e didattica, così come gli ambiti della ricerca della Mediterranea. Ci colpisce in particolare come il Principe Alberto II abbia colto il significato profondo della multifunzionalità e la multidimensionalità della foresta, e come il tempo e lo spazio che regolano il suo delicato equilibrio possa aiutarci a ritrovare le coordinate per migliorare la qualità della nostra esistenza e la salute del pianeta.
Ben sappiamo, infatti, come ogni azione contraria alla preservazione di questa fragile complessità crei premesse per indebolire l'intero ecosistema, ridurre, quindi, la resilienza degli ecosistemi e le prospettive della stessa umanità. Sua Altezza Serenissima avverte l'urgenza di cambiare rotta e sta spendendo tutto se stesso nella sensibilizzazione dei grandi della Terra, orientando il dibattito verso l'adozione di strategie di conservazione dell'ambiente e della natura, anche in prospettiva di scenari di cambiamento climatico. Il suo sforzo è coerente con quanto auspicato da Papa Francesco nel suo messaggio del 27 maggio 2021, espresso in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, che costituisce, soprattutto per noi giovani, un vero e proprio trattato di ecologia ed economia umana. Occorre quindi invertire il paradigma, coniugare cioè innovazione e tecnologia e conservazione delle risorse naturali per sostenere un progresso culturale, socio-economico e etico, attento alle differenze di qualsiasi natura essa siano. È quindi l'unica via che conduce ad un sistema di valori saldo e duraturo che, mentre assicura lo sviluppo, garantisce anche la giustizia e l'equità e un futuro migliore a chi verrà dopo di noi. Grazie. Si invita il professore Giovanni Enrico Agosteo, direttore del Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, a porgere il suo saluto. Sì, grazie, buonasera, magnifico rettore, autorità tutte, gentilissimi ospiti, chiarissimi colleghi, personale dell'Università di Reggio Calabria, nonché carissimi studenti. Ritengo un privilegio questa sera quello di poter rappresentare il Dipartimento di Agraria in un'occasione di tale eccezionale rilievo ed esprimo profonda gratitudine a Sua Altezza Serenissima Principe Alberto II di Monaco per essere qui insieme a noi. L'iter per il conferimento della laurea magistrale honoris causa in scienze forestali e ambientali al Principe Alberto II è stato avviato il 13 febbraio 2020 con l'approvazione, devo dire entusiastica, degli organi collegiali del Dipartimento e dell'Ateneo e quindi successivamente del Ministero dell'Università e della Ricerca. Tale conferimento è un doveroso atto di riconoscimento alla passione, competenza e impegno con cui il Principe Alberto II in prima persona e dal 2006 attraverso la fondazione che porta il suo nome si è dedicato alla tutela dell'ambiente, degli ecosistemi naturali e del patrimonio forestale, riuscendo a catalizzare l'attenzione di scienziati e leader politici sui temi della lotta ai cambiamenti climatici e dello sviluppo sostenibile, molti anni prima di quanto si sia fatto a livello internazionale con la sottoscrizione da parte di 193 Paesi membri dell'ONU dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Di particolare rilievo le azioni promosse a sostegno delle energie rinnovabili, la gestione delle risorse idriche e lotta alla desertificazione, la salvaguardia della biodiversità e dei grandi polmoni verdi del pianeta, la foresta dell'Amazzonia, dell'Africa centrale e del sud-est asiatico, la loro rigenerazione attraverso i meccanismi della multidimensionalità e protezione mediante il sostegno alle popolazioni indigene e alle comunità locali. Lasciando comunque alla Laudatio il compito di approfondire tali aspetti, in qualità di direttore del Dipartimento di Agraria non adempirei appieno i miei doveri di ospitalità se non cogliessi questa preziosa occasione per sottolineare il legame che unisce Calabria e famiglia Grimaldi, di cui già ha fatto cenno il Presidente della Regione tra l'altro, ed in particolare il contributo fondamentale del ramo dei Grimaldi di Calabria allo sviluppo dell'agricoltura calabrese. Capostipite del ramo calabrese dei Grimaldi fu Bartolomeo I, meglio noto come Bertone I, viceré di Calabria nel 1310 e fratello di Ranieri I. Ranieri I, capostipite dei Grimaldi di Monaco, nonché barone di San Demetrio Corone, provincia di Cosenza, per investitura di Roberto d'Angiore di Napoli. Bartolomeo II, figlio di Bartolomeo I, fu vicario in Calabria di Giovanna I d'Angiò. Acquistò nel 1324 dal cugino Vinciguerra, figlio di Ranieri I, il suffeudo di Messimeri, parte integrante del feudo di Stefanaconi nel contado di Soriano Calabro, attualmente in provincia di Vibo Valentia. Feudo di Messimeri, di cui Bartolomeo II fu quindi il primo signore, capostipite del ramo dei Grimaldi di Messimeri, poi marchese di Seminara, nonché capostipite del ramo dei Grimaldi di Catanzaro.
Fra le figure di maggior rilievo desidero ricordare Leonardo II Grimaldi, che nel 1519, in veste di ambasciatore a Barcellona presso l'imperatore Carlo V, ottenne per la città di Catanzaro la concessione dei famosi privilegi e speciali prerogative, con la conferma delle esenzioni da dazi e gabelle sulla produzione e commercio dei manufatti di seta, di cui la città già aveva goduto nel secolo precedente. E con l'istituzione del primo consolato della sete del regno, se si fa eccezione per quello già presente nella capitale. Prerogative che consentirono l'affermazione delle produzioni di velluti e damaschi, per le quali Catanzaro fu nota in tutto il mondo. Discendente di Leonardo II, nel XIX secolo fu Luigi Grimaldi, segretario perpetuo della Società Economica di Calabria Ultrasecondo, la cui monografia Studi statistici sull'industria agricola e manifatturiera della Calabria Ultrasecondo è pietra miliare di tutti gli studi di carattere tecnico, economico e sociale sulla Calabria. Figlio di Luigi fu Bernardino Grimaldi, più volte ministro del Regno d'Italia, sia delle finanze che dell'agricoltura, che fu precursore di una politica rigorosa per il controllo della spesa pubblica nel rispetto delle coperture di bilancio. Proverbiale la sua locuzione: l'aritmetica non è un'opinione, che poi è entrata in uso comune come la matematica non è un'opinione, che proferì durante la discussione parlamentare per la soppressione della tassa sul macinato. Ruolo di assoluta preminenza fra i Grimaldi di Calabria ebbe inoltre il marchese Domenico Grimaldi dei Signori di Messimeri, patrizio genovese, illuminista, fisiocratico, promotore nel XVIII secolo della rigenerazione civile ed economica di Calabria Ultra. Se ci rifacciamo a quanto scrisse Giuseppe Maria Galanti, per l'economia calabrese, dopo gli olivi, le piante più preziose sono i gelsi, per l'industria ricchissima della seta. Domenico Grimaldi, conoscendone il grave livello di arretratezza, promosse il rinnovamento di entrambe queste filiere, olio d'oliva e seta, con grandi ricadute economiche per l'intera regione. Introdusse per la prima volta nel meridione d'Italia la manifattura dell'olio alla genovese, con l'adozione del torchio ad una vite, che fu una cosa fondamentale per quanto riguarda la Calabria. Nel 1770 fece costruire a Seminara il primo trappeto idraulico alla genovese ed il lavatoio a trazione idraulica per l'estrazione dell'olio dalle sanze di olive. Lavatoi che nel meridione d'Italia hanno rappresentato un'esclusiva prerogativa calabrese, attualmente sono veri e propri monumenti di archeologia industriale, testimonianza irripetibile di applicazione dell'ingegno umano alle industrie agrarie. Domenico Grimaldi introdusse inoltre la trattura della seta all'organzino mediante l'adozione del piccolo aspo, istituendo nel 1784 a Reggio Calabria, presso il convento dei minori osservanti all'Annunziata, una scuola per l'insegnamento dell'arte di tirare la seta alla piemontese, con successiva apertura a Villa San Giovanni di un grande stabilimento di tale genere. Tanto dovevo, non potendomi dilungare oltre per motivi di tempo, nell'intento di dare evidenza del forte legame fra Calabria e Principato di Monaco, anche sui temi a noi cari, che sono quelli dell'agricoltura, delle foreste e dell'ambiente, legame consolidato idealmente nella continuità dall'odierno conferimento a Sua Altezza Serenissima Principe Alberto II di Monaco della laurea magistrale honoris causa in scienze forestali e ambientali. Grazie. Si invita il professore Felice Antonio Costabile a voler esporre la Prolusio, boschi e foreste nell'Italia romana fra sacralità e sfruttamento. Prego. Altezza Serenissima, magnifici rettori, signor prefetto, autorità civile e militari, signori ospiti, miei cari studenti e colleghi. Il paesaggio silvestre e boschivo dell'Impero Romano fu, rispetto ad oggi, straordinariamente lussureggiante dalla Britannia fino all'Asia Minore e perfino nelle oggi aride province nordafricane. In particolare per l'Elvezia, le Gallie e l'Italia non mancano poi le notizie degli storici e dei geografi greci e latini che testimoniano lo sviluppo delle foreste nella penisola dalle Alpi e dalle Prealpi attraverso l'intera catena montuosa appenninica fino alla Sila Abruzia, non ridotta all'attuale dimensione del Cosentino, ma estesa allora nei territori interni di Locri e di Reggio,
dai quali giungeva a lambire il litorale marittimo. Parimenti, lo sfruttamento delle riserve forestali fu enormemente più sviluppato di quanto oggi non sia. Infatti, il legname costituiva quasi l'unico combustibile per varie necessità, nella fabbricazione dei laterizi e nella cottura in fornace delle ceramiche, nella riduzione del ferro, nel riscaldamento termale domestico, nella cucina, ed era uno dei materiali più impiegati in architettura, nella fortificazione degli accampamenti, nella costruzione delle macchine belliche e ossidionali, nella fabbricazione delle navi e infine nella produzione del carbone. Inoltre, dalla Pinus laricea si ricavava la resina arborea chiamata Pix pece, di cui quella dell'odierna Sila calabrese era la qualità più pregiata, usata per calatafare le navi, per impermeabilizzare le anfore vinarie e infine per cospargere le tavolette cerate della ceralacca sulla quale incidere la scrittura con lo stilo. La gran parte delle foreste apparteneva al dominium, da cui la parola demanio, della Respubblica. Tuttavia, l'ager publicus populi romani, specialmente nella Sila, era dato in appalto a società tessepicarie di pubblicani che dalla pece bruzia ricavavano grandi guadagni o in affitto ai latifondisti per canoni irrisori, determinando una sperequazione a favore dell'esigua minoranza del ceto senatorio e dell'alto ordine equestre. Fu questa causa non ultima dell'avvento dell'autocrazia imperiale, dato che il principe, ottenendo il proprio consenso dalle masse che militavano nell'esercito, si fece garante di una redistribuzione del reddito. Ci aspetteremmo dunque di conoscere una copiosa e dettagliata legislazione regolante lo sfruttamento del patrimonio forestale, come ben sappiamo, per la manutenzione dei fiumi e dei corsi d'acqua. Invece, le sole norme tramandate in materia di legname riguardano il dragaggio fluviale dei tronchi e delle frasche. Abbiamo tuttavia diversi indizi di una vasta legislazione locale sui boschi. Per esempio, un passo del De Controversis Agrorum di Agenio Urbico ci informa che aree determinate erano riservate a bosco di pertinenza della civica amministrazione all'interno dei fondi destinati alla coltivazione da parte di privati. Benché Urbico scriva nel IV-V secolo d.C., egli riflette una situazione ben più antica, poiché dichiara di attingere a Frontino, politico di spicco e scrittore, nato attorno al 40 d.C. nella provincia della Gallia Narbonense, che includeva l'attuale Principato di Monaco. Di varie forme di normativa abbiamo invece copiose e dettagliate notizie per quanto riguarda una categoria certamente più ridotta del patrimonio forestale, ma che accendeva l'interesse e anche la fantasia degli antichi, la categoria dei boschi sacri, nei quali si allocavano mostra e fenomeni prodigiosi legati alla presenza di varie forme del divino. Paradossalmente i luci, cioè le riserve forestali consacrate a una divinità, non avevano importanza economica, ma esclusivamente sacrale e paesaggistica, essendo sostanzialmente intangibili e non soggette a sfruttamento. Il lucus è diverso dagli altri boschi, perché essendone stato riconosciuto e sancito il carattere sacro, in quanto dimora di una o di più divinità che vi manifestavano i loro segni e prodigi, in primo luogo non è coltivato, in secondo luogo è soggetto a molteplici vincoli. Divinità delle selve era anzitutto Silvano, che per eccellenza nello stesso nome le evocava. Diana, dea della caccia, dee arcaiche come Dia a Roma stessa, e ovunque le ninfe, sia acquatiche sia silvestri.
Si tramandava altresì che la ninfa Egeria fosse apparsa a Numa Pompilio fra le acque sorgive e lacustri nel fitto dei boschi, insegnandogli a regnare e dettandogli le prime leggi sacre. Nella tradizione, il rapporto fra il vecchio re Sabino, successo a Romolo, ed Egeria, dalla perenne gioventù, era anche connotato da tinte erotiche che rendevano suggestiva e attraente l'atmosfera prodigiosa del bosco e delle sue acque sacre. Ma, come stiamo per vedere, l'ambientazione boschiva poteva volgere l'eros in tragedia. Per brevità leggo qui soltanto la più importante per completezza delle leges lucorum, o regolamenti dei boschi sacri, di cui abbiamo notizia. Si tratta della Lex Lucis Spoletina, scolpita su pietra. Fu ritrovata a Spoleto e tradotta suona così: questo bosco sacro nessuno profani, né alcuno asporti su carro o porti via a braccia ciò che al bosco sacro appartenga, né lo tagli, se non nel giorno in cui sarà fatto il sacrificio annuo. In quel giorno sia lecito tagliarlo, senza commettere azione illegale, in quanto lo si faccia per il sacrificio. Se qualcuno contro queste disposizioni lo profanerà, faccia espiazione offrendo un bue a Giove. Se lo farà consapevole di commettere azione illegale, faccia espiazione offrendo un bue a Giove e inoltre paghi 300 assi di multa. Il compito di fare rispettare l'obbligo, tanto dell'espiazione quanto della multa, sia svolto da chi avrà eseguito la dedica del bosco sacro al Dio. Io non credo sia un mero caso che nel teatro romano di Spoleto vi fosse una splendida statua di Aura, la ninfa della brezza che spira nei boschi, dove, secondo il mito, viveva da vergine, finché Dioniso la fece ubriacare e la violentò durante il sonno, ingravidandola, per cui ella finì con l'uccidere uno dei due gemelli che aveva partorito. La statua di Aura trovata a Spoleto non è romana, ma è un pregiatissimo originale greco di fine V secolo a.C., razziato o comprato, credo che si vedano, razziato o comprato per il suo alto pregio è portato a Spoleto probabilmente proprio perché lì v'era un bosco sacro a Giove dove è stata ricollocata una copia della Lex Luci. Se il mito della ninfa Egeria che detta le leggi al re Numa adombra un caso di inversione dei ruoli che evoca in maniera più delicata la sottomissione di Ercole alla regina Onfale, che lo vestì da donna, lo mise al telaio e ne fece il suo schiavo sessuale, la violenza subita da Aura e l'infanticidio conseguente confermano che, nell'immaginario dei romani, il bosco sacro era il luogo di sconvolgenti fenomeni fuori della normalità, che affascinano e atterriscono anche perché avvengono nel cuore del territorio delle comunità civili. Dopo l'editto di Teodosio I, che nel 380 impose la religione di Cristo come religione di Stato, dando inizio a quelle persecuzioni di eretici, ebrei e pagani durate 13 secoli, i boschi sacri, ritenuti per di più improduttivi, furono distrutti dal fanatismo cristiano, che credeva fermamente nell'esistenza degli dei, temendoli quali terribili demoni. I boschi, per così dire profani, continuarono invece ad essere sfruttati e D'Albruzio, Papa Gregorio Magno, fece portare a Roma nel 599 via mare, mediante il porto di Vibo, 20 enormi travi per la Basilica Vaticana. Rispetto all'età contemporanea, la ridotta densità abitativa dell'impero romano fece sì che i romani non avessero la percezione della finitezza delle risorse e del pericolo del loro esaurirsi a causa del loro uso incontrollato. Anche se la produzione di pece esigeva la conservazione dei boschi di larici, per gli altri usi del legname si diede inizio a una vera e propria deforestazione, lenta, data la vastità dei boschi, ma inesorabile.
che diminuì solo per la crisi demografica del Medioevo e che si accentuò nell'età moderna e contemporanea, malgrado l'uso enormemente ridotto del legno sostituito da altri prodotti, per cause diverse da quelle del mondo antico, dalla speculazione edilizia all'uso agricolo dei suoli. In Italia la deforestazione iniziata dai Greci e dai Romani non è stata mai compensata da nuovi rimboschimenti, pur meritevolmente intrapresi dal neonato Regno d'Italia. E ciò in un quadro nazionale ed europeo di grave deficit dell'ingegneria ambientale, causa ormai di ricorrenti disastri naturali, soprattutto fluviali. I Romani seppero affrontarli decisamente meglio di noi, pur disponendo di tecnologie molto meno sviluppate, ma avendo materiali insuperati come il calcestruzzo e un'organizzazione incomparabilmente più efficiente in rapporto ai mezzi di quella moderna. I curatores Ripe e Talvei Tiberis e degli altri fiumi e i questores Italiae e Tore Maritime, preposti alla manutenzione dei corsi d'acqua e delle coste, riuscirono a rendere episodici i disastri naturali divenuti invece sempre più ricorrenti ed endemici nell'Europa contemporanea. Nel porto di Pisa, 6 distruzioni dell'Arno in 1000 anni. I Romani, pur possedendo i concetti di quelle che noi chiamiamo complessità e biodiversità, non apprezzarono mai la natura selvaggia, e Cicerone è chiaro sul punto che lo sfruttamento dei laghi e il contenimento, la canalizzazione e la deviazione dei fiumi, l'agricoltura, il rimboschimento, le derivazioni dell'acqua e la fertilizzazione dei terreni fanno sì che l'uomo crei nella natura una seconda natura, sottoposta al suo controllo, in rerum natura quasi alteram naturam efficere con amor. Romanos, rerum dominos, gentenque togatam. I Romani, padroni del mondo, dominatori della natura, il popolo che indossa la toga. Si invita il professore Giuseppe Bombino a voler esporre la Laudatio a sud, dove la terra chiude l'Europa e s'apre al Mediterraneo. C'è una foresta che proclama il valore della complessità e il senso del noi nel tutto. Prego. La verità è che siamo andati molto avanti, il che è grandioso. Tuttavia, nel verticale avanzamento verso le nostre conquiste, abbiamo creduto di essere soli, dimenticato le forme di vita ancestrali, elementari. Altre volte abbiamo semplificato la creazione, azzerato interi ecosistemi, cancellato esseri superiori, animali e piante, fino a divenire i padroni assoluti della terra. Ma per quanto attenta sia la nostra pulizia, in un angolo buio di un continente remoto resterà sempre un frammento di quel caos iniziale che non ha ancora del tutto rivelato la sua forza. E mentre agiamo come se il mondo fosse popolato solo da noi, la vita invece comincia sempre da capo, cercando di affermarsi nella scala dei viventi, qualsiasi sia la sua forma. Se vi è un insegnamento che ci proviene dal carattere di quest'epoca, è proprio questo. A ben pensarci, l'emergenza biologica e sanitaria che ci ha mortificati ha ricordato, infatti, come alcuni di questi esseri anteriori e invisibili preesistano a noi e hanno abitato il pianeta prima di noi, sono apparsi sulla Terra nel primo istante, quando ancora era calda, cercando l'acqua. Ma una cosa non ho mai udito in questo tempo di accese controversie dottrinali, e cioè che mentre noi evolvevamo in un continuo superamento delle leggi vitali, della natura e dell'ecologia, evolvevano con noi anche questi germi primordiali. Nessuno ha ritenuto di dover evidenziare come, nel corso dei millenni, essi abbiano compreso i segni fondamentali del nostro tempo: l'incremento demografico, la velocità e la diffusione della vita sociale, l'alterazione degli equilibri naturali, la mobilità,
la rapidità con cui abbiamo superato le altre specie, divenendo quella più densamente distribuita, e vi si sono adattati. Nella vasta polisemia del termine foresta, la definizione che più di tutte, a mio avviso, disvela il suo più profondo e ancor attuale significato è quella di tutto raccolto in una unità. Se si vuol comprendere come ogni singola parte componga il tutto e come nel tutto si salvi la singola parte, bisogna entrare in una foresta. La foresta, insomma, educa alla complessità. Ma per secoli ci siamo spaventati delle forme complesse, poiché sfuggono alla più facile gestione. A dire il vero, la semplificazione delle complessità è una pratica che eseguiamo non solo sull'ambiente che è intorno a noi, ma anche sul pensiero. Si consideri, ad esempio, come vicende ed eventi umani di immensa portata che meriterebbero di essere discussi e risolti in sede filosofica, religiosa, antropologica, etica, morale, scientifica, vengano invece banalizzati e svuotati, frammentati e divisi, per essere consegnati al diminuito linguaggio della retorica e della demagogia. Ecco perché siamo confusi e disperati. Abbiamo vissuto nel convincimento di poter scindere la parte dal tutto, di poter spezzare in diverse apparenze la sola ed unica sembianza dell'ecosistema, del pensiero, della stessa conoscenza. Ritornare alla complessità, invece, significa svelare il senso dell'abitare uno spazio condiviso e domandarsi la ragione dell'esistenza. Dobbiamo riscoprire la tenacia e l'insistenza millenaria di quel pensiero che da Oriente ad Occidente aveva guardato agli alberi e al bosco come edifici cui ispirarsi nella costruzione delle cattedrali e delle dimore umane, strutture da imitare nella formazione delle città, organismi con cui anticipare l'idea delle infrastrutture, delle reti e dei flussi materiali e immateriali e delle loro affascinanti interconnessioni. E in questo epicentro di una umanità che vorrebbe rinnovarsi, se vogliamo salvarci veramente, dobbiamo avere il coraggio di ridare dignità ai regni animale e vegetale, ai loro mobili istinti, a quel componimento organico che non conosce sosta e tregua, regole e governo. E bisogna concedersi lo smarrimento e l'abbandono alla complessità sovrastante della natura. Perché ciò avvenga c'è bisogno di un intermediario, di un interprete, perché il bosco è tessitura di intime relazioni tra organismi visibili e nascosti. Dobbiamo rovesciare i paradigmi dell'oggi, gli assiomi di uno sviluppo incapace di conservare le differenze. Dobbiamo dichiarare il fallimento degli algoritmi e delle funzioni lineari con cui pretendiamo di misurare ciò che misura non ha. Della necessità dunque di un uomo nuovo e di un nuovo umanesimo che sappiano studiare, interpretare, leggere e capire nel profondo i legami che compongono questo aggregato che è la foresta, che poi, a ben pensarci, vuol dire comprendere l'intero ecosistema pianeta. E non trovo altra intelligenza fuori da quei saperi che si incontrano e si completano dentro l'università. E se questa istanza di conoscenza è avvertita anche da voi, allora dobbiamo sostenere questo progresso culturale e scientifico che dall'Università Mediterranea vuol parlare e annunciarsi. Sui temi della transizione ecologica e della conservazione della natura verranno definite le linee di una prospettiva di medio-lungo periodo che possono correggere lo svantaggio socio-economico e sorreggere le prospettive di sviluppo e di crescita della nazione e del mondo. Queste tendono ad essere legate alla capacità di integrazione delle risorse endogene e alla possibilità di creare intorno ad esse percorsi formativi e competenze, per tracciare le nuove traiettorie di uno sviluppo desiderabile. Noi non possiamo disattendere questo appuntamento.
L'Università Mediterranea è nata dentro e intorno ad un originale campionario delle cose che formano un tutto speciale. Il suo percorso formativo rappresenta il luogo per continuare qui, più che altrove, un dialogo intorno ai temi della natura che si perpetua da diversi millenni. La geografia in cui opera il nostro Ateneo suggerisce, quindi, l'opportunità di teorizzare e praticare processi culturali e percorsi formativi e di ricerca esclusivi. In un luogo come la Calabria, pertanto, il ruolo dell'università diviene pressoché indistinguibile dalla storia, dall'ambiente, dalla cultura, e se qui vi è sorta è perché ha dovuto completare una più puntuale e profonda ermeneutica in ordine alla interpretazione, allo studio e alla elaborazione di teorie, di percorsi culturali, di ragionamenti dialettici e filosofici, di spazi di ricerca ed applicativi. In questo luogo, allora, la missione dell'università diviene ancor più indispensabile, indivisibile, responsabile, poiché essa espleta la sua funzione nello stesso luogo in cui uno o più valori preesistenti l'hanno anticipata. Ecco che si propone come presidio di continuazione e della conservazione, pur nell'innovazione. In questo campo la Mediterranea può offrire alla piattaforma italiana, europea e mediterranea l'ambito di un dialogo assai avvincente, per certi versi ancora immaturo, inconsistente, ma per questo aperto e fecondo. Siamo impegnati a cogliere lo spasmo della natura che si distende e si aggroviglia, a comprendere lo sforzo geologico, tragico e immanente, sublime, con cui si formarono i boschi che da qui popolarono tutto il continente. Con i nostri studenti stiamo interpretando il vivo tormento che ha scavato le epoche più remote e le ha innalzate dagli abissi, e su cui la foresta si è sovraimposta come una sperimentazione in perpetuo divenire. E sulla roccia, antica e combattuta, conquistata e strappata all'acqua e tolta a quella liquida esperienza, partirono le lente formazioni che ospitarono prima le piante, poi gli animali, quindi l'uomo, formando la trama di un denso ecosistema. In questa vasta e complessa bellezza si svolge la teatrale condizione dell'uomo, che assiste al dramma compositivo di una terra che attende di farsi conoscere e di essere capita. Sono questi i documenti naturali su cui oggi studenti e ricercatori stanno preparando il domani. La diversità di habitat e di ecosistemi, la biodiversità floristica, vegetale e animale, la vastità, la distribuzione e il valore dell'intero patrimonio forestale collocano la Calabria all'interno di uno scenario e di una prospettiva del tutto inediti. In questo luogo la scienza ambisce a riconoscere l'eccezionale valore biogeografico di un territorio ancora poco compreso e valorizzato, la sua connessione geologica ed ecologica con l'ossatura dell'Appennino, la sua funzione di corridoio biologico con il Mediterraneo e l'Europa, le controverse serie evolutive e dinamiche delle foreste primigenie più a sud ed ancestrali del continente, gli endemismi e le testimonianze floristiche del terziario, gli adattamenti morfologici e fisiologici iniziati in era post-glaciale sono solo alcuni degli aspetti altrove non rinvenibili da indagare. È opera assai difficile orientarsi in questa vasta officina naturale, perché tutto pare mutare e trasformarsi sotto gli occhi di chi osserva, quasi che si fosse sotto il gioco di una forza primitiva e primordiale che crea e scompone, per poi ricomporre ancora in una perenne sperimentazione. Ogni certezza dello studioso lascia spazio all'eccezione e si finisce, ad esempio, col ritrovare una flora altrove impensabile, vedere coesistere specie vegetali in altro luogo improbabili, come in una teoria dell'assurdo, che trova in questa terra la sua massima espressione. Osare un pensiero complesso significa non assoggettarsi al dominio di indici ed indicatori, che mentre esaltano il numero, dimenticano l'uomo e la natura.
Vuol dire rivelare le identità e le specificità di ogni forma della vita, studiarle senza relegarle. Significa, ancora, elogiare il disordine con cui la natura concepisce se stessa mentre crea il tutto. La foresta, come compendio della biodiversità, è l'esempio di come vi sia una religiosità laica nell'organizzazione e nelle relazioni dei viventi, di come vi sia nessuno e di come nessuno tra questi, grande o piccolo che sia, possa andare perduto. La semplificazione, invece, di contro, ne sacrifica molti. Questi insegnamenti suggeriscono l'opportunità di sperimentare finalmente quel modello di economia dell'uomo e per l'uomo in cui la conservazione della natura e la rinuncia alla cultura dello scarto, l'etica, la dignità e la solidarietà rappresentino i principali fattori della produzione da integrare con le tecnologie innovative e con il benessere di quanti partecipano alla sua realizzazione. Vi è un altro insegnamento che ci proviene da questa generale temperie, che occorre ripensare il tutto e a noi nel tutto. Abbiamo la facoltà di ricreare e correggere un dialogo con un territorio non completamente trasformato e in vaste aree pressoché intatto. Natura e cultura sono i veri caratteri con cui affrontare e risolvere il paradigma dell'innovazione e del progresso sostenibile. Quando l'avanzamento materiale non è accompagnato da quello spirituale, le conquiste apparenti non sono altro che sconfitte dolenti. Se l'Europa vorrà ricominciare da capo, cerchi il pensiero e la sua manifestazione, ritorni all'origine, rintracci il principio. Reggio, il Mediterraneo, l'Italia e l'Europa conservano quegli antichi documenti che possono innalzare lo spirito di un continente e annunciare un nuovo umanesimo, dal monumento all'albero, dal libro alla foresta, per chi guarda oltre e per gli altri, che poi, se ci riflettiamo, sono i termini che più ci avvicinano alla copia originale di quegli attestati naturali e umani che ci fecero grandi nel mondo. Il nostro piccolo Politecnico può interpretare questo ruolo strategico. E in questa proclamazione si inserisce il riconoscimento che oggi la Mediterranea celebra, un nuovo dottore magistrale in scienze forestali e ambientali cui affidare il dialogo uomo-natura, perché possa divenire simbolo di un rinnovato pensiero e di un profondo ripensamento sulle derive iperantropocentriche che hanno caratterizzato questo secolo. Particolarmente significativo è nello specifico contesto del titolo oggi a lui conferito l'impegno del principe Alberto II di Monaco verso le foreste. Anche in questo ambito le iniziative e i progetti promossi e sostenuti coniugano la sensibilità ambientalista e la capacità di recepire con un approccio integrato i progressi della scienza, con particolare riferimento ai prodotti della ricerca che riguardano lo studio, l'analisi e la sperimentazione applicati al territorio, all'ambiente e agli ecosistemi forestali. Riguardo alla Calabria e all'Aspromonte, oltre all'interesse rivolto al territorio, all'ambiente e alle foreste, significativi sono stati più recentemente la passione e l'interesse con cui il principe si è avvicinato alle intricate, fragili e ricche vicende umane di questa ultima porzione d'Italia, spesso sovrastata dagli incendi boschivi, dimostrando d'aver colto e compreso la struggente innocenza di un territorio caratterizzato da arcaici e straordinari valori forestali e ambientali. In definitiva, la sensibilità e la competenza di Sua Altezza ci consegnano l'opera educativa, didattica e formativa di un uomo che con equilibrio sensibilizza anche i potenti del mondo intorno alle più grandi questioni ambientali. Questa capacità gli consente di affrontare con consapevolezza ed avvedutezza i grandi paradigmi che interessano il nostro pianeta ed evidenziare come, intorno ai problemi ambientali, vi siano questioni legate alle disuguaglianze umane, alle povertà, ai conflitti e alle instabilità geopolitiche.
Sua Altezza Serenissima, ella, con il suo esempio, è in grado di scuotere le coscienze di quanti, ancora oggi, nonostante le evidenze, negano la gravità delle cause che generano i profondi sconvolgimenti del pianeta, che si rifiutano di riconoscere, ad esempio, i principi fondanti dell'accordo universale e giuridicamente vincolante sul clima mondiale di Parigi. Da oggi, Sua Altezza Serenissima avrà un riconoscimento in più che con grande onore questo Ateneo da qui a qualche minuto le conferirà. È un titolo che rafforzerà il suo impegno per i sentieri del mondo. Buon cammino. La Mediterranea, se lo vorrà, camminerà sempre al suo fianco. Si invita Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto II di Monaco a voler tenere la sua Lectio Magistralis. Prego. Signor Prefetto, illustrissimo Presidente della Regione, magnifico Rettore, illustre Comandante, illustrissimo Direttore, Eccellenza, Autorità Civile, Religiosa e Militare, carissimi professori, studenti, signore e signori, cari amici. Desidero ringraziarvi sentitamente per l'onore che oggi mi concedete, conferendomi il titolo di dottore honoris causa. Le sue parole, non solo del magnifico Rettore, ma anche del professor Bombino, mi hanno veramente toccato, perché alimentano in me la bella speranza che la mia azione sia utile, che si tratti della politica attuata dal mio governo, delle iniziative della mia fondazione o dei miei impegni personali. Sono veramente lieto di ricevere questo riconoscimento della vostra prestigiosa università, che è un punto di riferimento del campo della ricerca scientifica sulle problematiche ambientali. Il mio livello in italiano non mi permette di fare tutto il discorso in questa bella lingua italiana. Se mi concede di continuare in francese. Comme vous le savez, les violents incendies en Europe, en Californie et en Afrique subsaharienne, en Amérique latine, en Sibérie, mais aussi les épisodes d'intense sécheresse, les tempêtes extrêmes et la hausse des températures sont autant de conséquences du changement climatique dont les scientifiques n'ont cessé de nous alerter depuis des décennies. Face à l'intensité grandissante de ces phénomènes, il est essentiel d'agir de manière collective et déterminée, à partir des constats établis par la communauté scientifique. Et s'il est une exigence à laquelle je ne peux déroger, c'est bien celle de placer mon engagement pour la préservation de notre planète au service de la science, en faisant entendre la voix de la communauté scientifique et en soutenant ses travaux. Car sans la science, comment admettre qu'un réchauffement de quelques dixièmes de degré affecte les équilibres de toute la planète? Sans la science, comment pourrions-nous comprendre que de minuscules particules de plastique invisibles à l'œil nu représentent aujourd'hui un danger majeur pour toute la chaîne alimentaire? C'est pourquoi la Principauté de Monaco a fait du soutien à la science un principe fondateur de son action. Cette approche s'inscrit dans une longue tradition, notamment engagée par mon trisaïeul, le prince Albert Ier, une tradition poursuivie sans relâche depuis, et qui fait de Monaco une terre d'accueil pour la communauté scientifique. Je veux à cet égard citer le travail de médiation de l'Institut océanographique, qui établit le lien entre la science et le grand public. Je pense également à l'accueil d'autres institutions scientifiques,
comme le laboratoire de l'environnement marin de l'AIEA, qui travaille en particulier sur la question de l'acidification des mers et des océans. Ou encore au groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, qui a accepté la proposition de la principauté de Monaco de produire un rapport spécial sur l'océan et la cryosphère. Ce rapport, adopté à Monaco en septembre 2019, présente les effets du réchauffement climatique sur l'océan mondial ainsi que les solutions qu'il offre en termes d'atténuation. Je veux enfin bien sûr citer ma fondation qui a développé de nombreux projets de collaboration avec des universités et des institutions scientifiques prestigieuses depuis sa création en 2006. À ce titre, nous soutenons le programme de bourse d'études du GIEC accordé à de jeunes doctorants des pays en voie de développement et accordant des bourses spéciales à des jeunes chercheurs consacrant leurs travaux aux régions polaires dans le cadre de programmes du Comité scientifique pour la recherche en Antarctique, le SCAR, et du Comité international des sciences de l'Arctique, le IASC. Former les jeunes générations aux questions environnementales, les sensibiliser aux périls qui menacent les équilibres de notre planète, mais aussi aux manières d'y faire face, sont autant de missions essentielles pour notre avenir commun. Mobiliser la jeune génération, c'est aussi susciter une prise de conscience et faire naître une forme de civisme environnemental. C'est mieux expliquer les conséquences des choix de chacun et favoriser le partage de l'information sur la situation réelle de notre planète. Et c'est enfin les rassurer sur notre capacité à agir face à l'ampleur de la crise environnementale. À cet égard, ma fondation inaugurera en 2023 son initiative Regeneration, qui permettra la constitution d'une communauté internationale de jeunes talents aux parcours professionnels et aux origines géographiques diversifiées, afin de leur offrir des opportunités d'échange, des prises de parole et des formations spécialisées. Il faut continuer à encourager la formation, la recherche et le partage du savoir, comme vous le faites ici et comme nous le faisons avec ma fondation, entre scientifiques, universitaires, responsables politiques, chefs d'entreprise et représentants de la société civile. Ce dialogue permet de nourrir une approche holistique bénéfique, car tous les secteurs d'activité sont aujourd'hui concernés et dépendent, bien sûr, les uns des autres. Pour agir, nous devons par conséquent encourager le plus largement possible l'invention de nouveaux modes de développement plus respectueux des ressources naturelles, plus inclusifs et plus justes. Un développement fondé sur un changement d'approche à tous les niveaux, individuels et collectifs, local et régional, national et international. L'attention particulière aux facteurs humains est primordiale. Et c'est précisément le respect et l'écoute des peuples autochtones et des communautés locales qui conduit l'action de ma fondation. Que ce soit en Asie, en Afrique, en Amérique latine ou dans la région arctique, la voix, le savoir et les traditions des communautés doivent être écoutées et mieux prises en compte. J'évoquerai par exemple l'initiative de conservation des forêts par l'action des peuples autochtones que ma fondation a cofondée aux côtés de la Commission mondiale du droit de l'environnement, de l'UICN, de la Fédération internationale des Rangers et de la Global Forest Coalition, afin de soutenir la conservation des écosystèmes forestiers par l'action des communautés locales et faire face aux bouleversements majeurs causés par le changement climatique. Des bouleversements qui impliquent aussi la mise en œuvre de solutions innovantes, notamment par les acteurs économiques et financiers. Consciente de cet enjeu, ma fondation a structuré Ocean Innovators Platform, un forum d'échange dédié à l'économie bleue, réunissant entrepreneurs, fonds d'investissement, banquiers et philanthropes, destiné à promouvoir les solutions et innovations ayant un impact positif sur le milieu marin, tout en offrant des opportunités de croissance et d'emploi. En Méditerranée, cette mer qui nous lie et qui borde l'horizon, bien sûr, de Monaco, comme le vôtre, et concentre la plupart des grands enjeux de ce siècle, la Principauté de Monaco et ma fondation
se sont engagés en partenariat avec des acteurs locaux et des institutions scientifiques régionales en faveur d'une coopération qui a su mobiliser de nombreux acteurs, mais aussi des États, autour de problématiques complexes. C'est ainsi que Monaco et l'Italie se sont engagés avec la France pour la protection des mammifères marins sur nos côtes au sein du sanctuaire Pélagos. Nous avons également créé avec la France et la Tunisie le MedFund, un fonds fiduciaire dédié au financement d'aires marines protégées en Méditerranée, réunissant des capitaux publics et privés dans la perspective de renforcer et pérenniser les zones protégées existantes, soutenir les réseaux régionaux et financer la création de nouvelles aires marines protégées. À l'intérieur de ces zones de préservation particulière, comme au-delà, c'est tout un modèle économique qu'il nous faut développer. Un modèle qui passe d'abord, bien sûr, par la lutte contre les changements climatiques et qui implique de rompre avec les énergies fossiles. Un modèle qui passe aussi par une lutte contre les pollutions qui ravagent les mers. Nous avons ainsi lancé une initiative BeMed destinée à soutenir le développement en Méditerranée de micro-initiatives innovantes visant à réduire ces pollutions, et notamment bien sûr les pollutions plastiques, en fédérant un réseau d'entreprises internationales souhaitant mettre en œuvre les changements nécessaires en interne ainsi qu'auprès de leurs fournisseurs et clients. Je suis heureux de voir que ces initiatives se développent avec la participation de la société civile. Il est essentiel de les soutenir et de les encourager. Bien sûr, cela n'est pas aisé à mettre en place. Mais ce nouveau modèle offrira aussi, j'en suis convaincu, des progrès pour les plus fragiles et les générations futures, en traçant un chemin direct de la science vers la construction d'un avenir commun, reposant sur tous les talents et sur toutes les volontés. Je sais que la rencontre des disciplines de l'Union et l'Union des talents sont également au cœur de votre université. Cela me prouve que nous sommes unis autour d'un même espoir. Sono particolarmente felice dell'onore che mi concedete oggi, accogliendomi tra voi. Magnifico rettore, cari amici dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, permettetemi di ribadire quando io sia commosso di essere tra di voi oggi per illustrare una nostra comune preoccupazione, la tutela dell'ambiente. Per i nostri figli, per il futuro che essi rappresentano, noi abbiamo l'obbligo di dedicare tutta la nostra attenzione alla salvaguardia della salute degli ecosistemi terrestri e marini. E sono grato per avermi dato l'opportunità di sottolineare ancora una volta questa idea che mi sta particolarmente al cuore. La ringrazio. L'impegno del principe nel mondo a favore della conservazione dell'ambiente, della tutela degli ecosistemi forestali e della natura sono riassunti nel video che segue. La Fondazione Principe Alberto II di Monaco è un'organizzazione internazionale senza scopo di lucro, impegnata a promuovere la salute globale per le generazioni presenti e future. Sua Altezza Serenissima, il Principe Alberto II di Monaco, è stato uno dei primi sostenitori dell'ideale di un nuovo rapporto con la natura, concentrandosi su biodiversità, clima, oceani e risorse idriche. Dalla sua creazione nel 2006, la missione della Fondazione è quella di riunire l'umanità per trovare soluzioni efficaci.
la Fondazione opera a livello internazionale ed è attiva in tre settori. Limitare gli effetti del cambiamento climatico, promuovendo le energie rinnovabili. Preservare la biodiversità e le specie in via di estinzione. Gestione delle risorse idriche e lotta alla desertificazione. La Fondazione opera in tre aree geografiche principali. Il bacino del Mediterraneo, le regioni polari, i paesi meno sviluppati. La nostra visione è quella di promuovere un nuovo rapporto con la natura e le innovazioni che possono influire su questo cambiamento. Promuovere la salute globale attraverso i nostri progetti e le nostre iniziative è la nostra missione principale. La Fondazione è oltre 720 progetti sostenuti, oltre 100 partner, 92 milioni di euro di sovvenzioni concesse. Ed ora il magnifico rettore, professore Giuseppe Zimbalatti, conferisce la laurea magistrale honoris causa in scienze forestali ed ambientali a Sua Altezza Serenissima il principe Alberto II di Monaco. Il presidente della commissione, professore Giuseppe Bombino, dà lettura della motivazione. La spiccata attitudine verso la protezione dell'ambiente e la promozione dello sviluppo sostenibile, attuate su scala mondiale, assicura ad Alberto II la sensibilità di riconoscere il valore scientifico e culturale, etico e sociale della conservazione della natura e della biodiversità. Le competenze e le conoscenze maturate attraverso un approccio integrato ai molteplici temi ambientali consegnano l'opera educativa, didattica e formativa di un uomo che con equilibrio, capacità e consapevolezza valorizza la sua grande influenza sull'opinione pubblica, affrontando i paradigmi intorno alle questioni ambientali e alle conseguenti disuguaglianze umane, alla povertà, ai conflitti e alle instabilità geopolitiche. Con particolare riferimento alle foreste, i progetti e le iniziative promossi e sostenuti dal principe Alberto II coniugano la sensibilità ambientalista e il rigore di un attento recepimento dei risultati provenienti dal mondo scientifico, con specifico riguardo ai prodotti della ricerca. Il principe Alberto II ha maturato un'esperienza ed un'apprezzabile preparazione in diversi campi, quali la pianificazione, la gestione delle risorse ambientali, l'economia e la tutela, la conservazione sia dei sistemi forestali ed ambientali, sia degli habitat naturali. Negli ultimi anni ha orientato il segno della sua attenzione verso la complessa bellezza geologica, paesaggistica, naturalistica, culturale, storica ed antropologica della Calabria, dimostrando d'aver colto e compreso la struggente innocenza di un territorio caratterizzato da arcaici e straordinari valori forestali, ma al tempo vulnerabile. Per quanto sin qui detto, si evidenzia un significativo avvicinamento del candidato ai saperi multidisciplinari che caratterizzano il percorso formativo del corso di laurea in scienze forestali e ambientali. Per questi motivi viene conferita ad Albert Alexandre Louis-Pierre Grimaldi, principe Alberto II, sovrano di Monaco, la laurea magistrale in scienze forestali ed ambientali. Thank you.
Concludiamo la cerimonia invitando i rettori presenti ad avvicinarsi alla cattedra per la foto di rito ed invitiamo gentilmente il pubblico per questioni di sicurezza a lasciare lentamente l'aula. Grazie. Pure io volevo...